Host 2023 continua. Ci troviamo allo stand della Dynamic SRL, una società di Alfonsine in provincia di Ravenna che realizza componenti per l'Horeca. Per componenti intendiamo tutto ciò che può essere inserito in granitori, cioccolattiere, sorbetterie e così via. Ce lo spiega l'amministratore delegato dell'azienda, Riccardo Savini. Riccardo, sei il benvenuto. Benvenuti siete voi, grazie Fabio di questa opportunità che ci state dando. E volevo brevemente raccontare la storia dell'azienda, che nasce nel 98 con l'intenzione di servire, diciamo, gli utilizzatori del settore Horeca, e lentamente, con qualche passaggio societario, diciamo che è cresciuta fino ad arrivare a un punto che ha fatto la scelta di appoggiarsi ai rivenditori. Quindi noi non serviamo più, diciamo, i professionisti utilizzatori, ma ci appoggiamo a rivenditori, prima in tutta Italia e poi adesso anche un po' all'estero. In questi 25 anni sono successe tante cose, l'azienda è partita molto in piccolo, come accade sempre, e attraverso delle attente decisioni strategiche e delle eccellenti scelte imprenditoriali siete arrivati ad essere un'azienda molto ben strutturata. Che cosa fate esattamente? Diciamo che i prodotti si suddividono, così come li abbiamo suddivisi anche qui nello stand, in caldo e freddo. Abbiamo ovviamente una parte stagionale che viene distribuita nel settore balneare e limitrofo, dove abbiamo preparati per le granite, per i sorbetti, le creme di caffè, gli yogurt. Abbiamo diversi prodotti comunque sempre nelle macchine che comunque fanno freddo. Poi, per dare omogeneità anche al fatturato, lentamente abbiamo iniziato a occupare anche la parte calda. Abbiamo preparati per il vending, abbiamo preparati anche per le macchine dei bar che comunque fanno prodotti caldi, la cioccolata, le tisane, il caffè al ginseng, che comunque negli ultimi anni ha spopolato, l'orzo e diversi altri prodotti che vengono utilizzati sia nelle macchine appunto professionali, ma anche dentro alle capsule, altro mercato che ultimamente sta, diciamo, crescendo in maniera imperativa. Il prodotto che, diciamo, meglio vi rappresenta? Ma in questi ultimi tempi effettivamente il caffè al ginseng. Ne abbiamo tantissimi tipi con diverse formulazioni, un po' per accontentare i gusti che nel tempo, diciamo, la clientela si è coltivata. Riccardo, voi realizzate prodotti certamente per player italiani e fate private label per lo più, ma anche per l'estero. Assolutamente sì, diciamo che ci siamo, direi, un po' specializzati appunto a fare i private label, in modo che i nostri clienti escano sul loro mercato con una loro identità. Noi preferiamo stare un passo indietro. Cerchiamo di costruire i prodotti sulla necessità del cliente, lavoriamo anche su dei progetti, diciamo, su commessa proprio che ci vengono dati, in modo tale che il cliente esce con un prodotto che è il suo. È un impegno anche nostro continuare a soddisfarlo, perché comunque nel momento in cui non dovesse più essere contento del nostro servizio, con il suo logo può comprare anche altrove. Diciamo anche che realizzare private label implica avere del personale ben strutturato, dei professionisti che sono a disposizione dell'azienda per il mercato, e qui accanto a te c'è il responsabile commerciale centro sud, isole comprese si dice in genere, Mimmo Manisi. Mimmo, benvenuto. Benvenuto a te Fabio. Allora, spiegaci in un minuto in cosa consiste il tuo lavoro. Lo so che ogni mattina esci prestissimo, immediatamente dopo l'alba, per andare a recuperare ordini presso tutti i clienti, ma dacci
qualche dettaglio in più. Io sono il responsabile commerciale della Dynamic, mi occupo di vendere con la clientela, di avere rapporti anche interpersonali con la clientela, della quale sono maggiormente torrefattori e rivenditori specializzati nel settore Horeca. È un lavoro duro per te? No, perché non lo faccio da un anno, ma sono quasi 30 anni che sto in questo settore. E come si dice, quando tu sei appassionato del lavoro che fai, risulta davvero facilissimo. Mimmo, grazie. Però c'è un altro fatto che voglio specificare. Grazie alla Dynamic ci stiamo specializzando sul settore. Grazie Mimmo Manisi, il responsabile commerciale dell'area centro-sud Italia, isole comprese, come appunto dicevamo. Mentre voi state guardando nel frattempo l'indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere per andare a prendere contatti con l'azienda, per ricevere informazioni, per andare in qualche modo a entrare in contatto con voi per qualunque iniziativa commerciale. Che cosa presentate di nuovo qui a Host 2023? Accidenti, che domanda che mi fai. Diciamo che di nuovo non c'è tantissimo da presentare, ma la tendenza delle aziende attualmente è cercare di mettere meno zucchero nei prodotti, quindi abbiamo fatto dei preparati a base di ginseng con diciamo ingredienti alternativi o comunque a basso contenuto di zuccheri. Abbiamo fatto una cioccolata rosa che assomiglia a quella di una famosa azienda che ha presentato qualche anno fa, ma che forse non ha avuto un grandissimo successo. Noi ci crediamo, il colore rosa comunque è un colore a cui teniamo particolarmente e quindi abbiamo deciso di presentare una cioccolata rosa che abbiamo chiamato Ruba Cuori. Per il resto siamo aperti anche a ricevere richieste da parte di chi ha delle nuove idee per sviluppare nuovi prodotti. Noi siamo a disposizione. Ecco, voi avete comunque un ufficio ricerca e sviluppo che va appunto a sviluppare nuove soluzioni e nuovi prodotti su misura per i vostri clienti. Esattamente, questo è quello che ha fatto crescere la Dynamic negli ultimi tempi. E allora un ringraziamento a Riccardo Savini e a Mimmo Manisi, grazie a voi per l'intervento. Grazie a te Fabio, restiamo a disposizione di coloro che vorranno avere informazioni o vorranno darci delle nuove idee su cui studiare per far crescere le nostre rispettive aziende.